Su Xbox 360 e volevo farvi vedere un gioco che appena l'ho provato mi ha subito conquistato. E certo, forse non molti di voi lo hanno apprezzato. Questo allora, non cominciate a far piovere a raffica, critiche, e non mi piace. Se voi siete grandi fan di Fallout 3, ok, vi posso accettare. Però, se provate a dare un'occhiata a questo gioco, capirete che non è proprio da buttare, non è un capolavoro, è vero? come è scritto qua dietro il gioco che segnerà le nuove frontiere tecnologiche dell'intrattenimento, non ha cambiato niente, però sa divertire a sufficienza. Poi se c'è la mano di ID Software, i giochi sono quasi dei classici. Quando si tratta di ID Software, la prima cosa che ci viene in mente è Doom oppure Wolfenstein, ma questo è un gioco che ha rilasciato, è l'ultimo che ha rilasciato negli ultimi anni e non tutti l'hanno apprezzato. Rage! La storia è un po' semplice, ci spiega che siamo in un lontano futuro e si sa che la Terra è stata devastata da un gigantesco meteorite 9942 Apophis E niente, l'umanità cerca di eh, sopravvivere in qualche modo. Ma c'è qualcosa di inaspettato. Ma è una storia semplice, ma sapete, i D-Software quando si tratta di storie, non è che va molto d'accordo. Ma vediamo la grafica per prima cosa. Quello che vedete davanti agli occhi è il nuovo motore grafico della casa madre, i D-Tech 5, che, a quanto pare, sfrutta discretamente bene le potenzialità della Xbox 360, perché abbiamo ambientazioni proprio post-apocalittiche, ben curate nei dettagli, e... Soltanto se si guarda forse un po' più da vicino, le texture sono un pochettino troppo pixellose, ma non è che è una cosa che salta subito all'occhio. Rimarrete soprattutto impressi dalle, dai paesaggi perfetti e dagli ottimi effetti di luce e ombra, proprio molto reali. E anche i personaggi, che sono tutti umani e anche creature strane, sono tutti ben ispirati, molto dettagliati anch'essi e ottimamente animati, certo e anche i veicoli, insomma. Graficamente il gioco è da urlo. Invece per l'audio Beh, abbiamo effetti sonori in grande quantità che ci immergono molto bene in questa realtà virtuale. Poi musiche di sottofondo sono pochissime. Non possiamo pretendere tanto da un gioco del genere dove l'apocalittico domina ogni tanto. Però sì, si, si sa. Ogni tanto c'è qualche tema musicale decente che è orecchiabile. Poi il doppiaggio in lingua italiana non è male. Invece sulla giocabilità. Rage cos'è? È una sorta di gioco vario. Si passa da sparatutto in prima persona a simulatore di guida. Il nostro scopo è quello di guidare il nostro personaggio senza nome, come la tradizione ID software, e semplicemente girare per l'interno di questo ambiente molto vasto, forse non tanto, e cercare di risolvere missioni. Ma tenete presente una cosa. Ci sono tante situazioni da sparatutto in prima persona che sono certamente gradite. Ci sono varie armi, da piccole pistole, a proiettili con proiettili particolari, fucili a pompa, balestre speciali, fucili da cecchino e abbastanza armi, certo. Ma ogni volta che eh, giocate dovete anche girare le ambientazioni in cerca di incarichi per cercare appunto di guadagnare soldi, proseguire nella storia e avere anche veicoli. Sì, perché in questo gioco potete spostarvi attraverso dei veicoli. Si passa da, dai piccoli quad, alle dune buggy, ad automobili molto più potenziate, che possono essere eh, addirittura migliorate acquistando carriar, eh, come si chiama, eh, nuove bombe, oppure addirittura delle minigun, e per farlo dovete guadagnare soldi, ma anche addirittura punti reputazione che dovete eh, guadagnarvi facendo delle gare importanti. Insomma, il gioco si dimostra sufficientemente vario, certo non siamo proprio ai livelli di Fallout 3, che forse c'è un po' di più, però il gioco sa essere lunghissimo e divertente, lungo 3 DVD, è tanto, anche solo a pensarci. Quindi, perché non lo provate se adorate questo genere di giochi? C'è anche addirittura una buona conversione per PlayStation 3, c'è un ottimo adattamento per PC Windows che però richiede un computer potentissimo e anche addirittura c'è una versione per Linux che non, non si è ancora vista in giro per ora. Il mio consiglio è di dargli una possibilità e tra l'altro questo è l'ultimo gioco in cui John Carmack ha collaborato allo sviluppo del gioco prima di lasciare la sua stessa casa ID Software. Ci vediamo domani! Ma l'apocalittico è il mio pane! Io vengo dal DigiQuartz che è sempre apocalittico! Voglio entrare in re-